segua con il comando. Allora, facciamo una costata più graduale. Mi seguo con gesti, anche io tengo solo la parte esterna della... Mi conservi le velocità, quindi siamo a 100. 100, dobbiamo ottenere i 100. No, cerchiamo di tenere 90. 90. È meglio, sì. Calo un po' di giro. Cali un po'. Gli do un po' di giri? No, va bene, è a 95 per cui. Seguo con gli joystick, così sente sostanzialmente come l'aereo si comporta. Sì. Ricordi solo che quando metterò i flap, sì, la velocità scende precipitosamente. Niente. Quello è, ecco, il corridoio. Ah, lì, sulla sinistra, visto il atterraggio. Poi lucine. Attenzione, io sì, inserisco il flap. Io passo. Medei. Ok. Ok, si inserisce il flap. Il motore, perché altrimenti... Il fiato. Sì. Attenzione, perché non mi scende sotto la velocità di del collo. Mi seguo con il joystick. Ok, scendiamo. Motore. Vediamo tutto qui. Tolgo? No, lo lasci così. Non andava oltre, perché io avevo tenuto un po' sul muso, perché stavo correggendo l'assetto. Quindi adesso mantenga i 90. Se ricordi che quando abbiamo le ruote in pista deve tirare il grilletto. Letto, sì. Ok. Vede che anche se impropriamente, perché tolgo un po' di motore, non stai rollando. Io sto agendo con due dita. Sì. Vede come comandandolo, avendo un po' di mano sul joystick. Tolga motore. Tolga tutto. Non si preoccupi. Mi seguo con il... Però sì, se no non sente le ruote in pista. Avendo un pochino di consuetudine con il joystick e quindi con i comandi si riesce anche a pilotarlo con due dita. Sì. Ok, vede? Sì, tiriamo sul muso. Sì, tiro sul muso, appena, vede? Stalla e di conseguenza quando sente le ruote in pista, grilletto, il freno.